Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Albano Carrisi, dopo la scomparsa di Ilenia, sta vivendo un nuovo dramma familiare per via di uno dei suoi figli. Ecco cosa è accaduto. Albano Carrisi, nonostante abbia collezionato tantissimi successi nella sua carriera e nonostante appaia sempre giocoso e con la voglia di far ascoltare la sua musica, ha avuto dei periodi molto bui durante la sua vita. Uno su tutti riguarda la scomparsa della sua primogenita Ilenia, nata dal matrimonio con Romina Power, e adesso ne sta vivendo un altro che gli dà molto dolore, che riguarda uno dei suoi figli. Albano, il dramma vissuto per via di uno dei suoi figli. Oltre la sparizione della sua prima figlia, Albano ha anche dovuto fare i conti da qualche anno con la morte di sua madre, al quale era profondamente legato, oltre che a ritrovarsi nel bel mezzo di un divorzio nel 1999. Infatti, in quell'anno, la storica coppia formata da Albano e Romina, decise di mettere fine al suo matrimonio, sorprendendo tutti quanti, e l'uomo l'anno dopo si legò sentimentalmente a Loredana Lecciso, sua attuale compagna. Con quest'ultima ha avuto due figli, Jasmine, che sta cercando di percorrere le orme di suo padre, e Albano Junior, chiamato in famiglia con lo pseudonimo di Bido. Questi si vanno ad aggiungere agli altri figli del cantante: Ilenia, Iari, Cristella e Romina Junior. Nell'ultimo periodo il cantante ha avuto a che fare con alcuni ladri e malfattori che hanno distrutto le sue vigne per rubare dei pali di rame dalla sua tenuta di Cellino San Marco, ed è proprio per via delle sue proprietà che Albano sta avendo dei problemi con uno dei suoi figli. La decisione del cantante. Sembra infatti che, per via dell'età che avanza, il cantante abbia deciso di lasciare la gestione della sua azienda e della sua tenuta al suo figlio minore Albano Junior, che ha da sempre vissuto all'interno di essa. Questa decisione è data dal fatto che Cristella e Romina Jr. sono lontani dal posto e Jasmine vuole sfondare nel mondo dello spettacolo, rimane Iari che si è avvicinato molto alla religione, ma Albano sembra aver deciso di non coinvolgerlo nei futuri progetti delle sue proprietà. Per via di questa scelta, sembra che i rapporti, che non sono mai stati dei migliori, tra Iari e il cantante si siano raffreddati del tutto, per via del fatto che il primo figlio maschio di Albano non abbia mandato giù la scelta di lasciare in eredità la tenuta a suo fratello minore. Per questo motivo si sarebbe avvicinato a sua madre, e Albano sembra essere rimasto molto colpito dal suo comportamento, considerandolo un vero e proprio dramma, dato che rimane sempre uno dei suoi figli e non rivolgendogli la parola. Iari renderebbe triste il cantante, che invece ha sempre desiderato che la famiglia fosse unita. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.